Nel mese di settembre 2015 venivamo a conoscenza di quello che ad oggi è stato il più grosso attacco informatico rivolto ad utenti iPhone. Vennero interessati circa 150 milioni di utenti ed oltre 3.000 applicazioni disponibili all'epoca sullo store. Quello che colse tutti impreparati fu il fatto che l'attacco non era rivolto in maniera diretta agli utenti, venne scelto invece di infettare chi le app le crea con una versione modificata del software di sviluppo Xcode. Questa versione nascondeva dentro delle istruzioni che gli ignari sviluppatori iniettavano ad ogni rilascio delle loro app. Ad oggi non risulta alcun danno evidente legato a questa vicenda, che sembra avere fornito agli attaccanti un enorme database di identificativi, app installate e dettagli di rete. Apple escluse nettamente, infatti, il furto di dati sensibili legati agli utenti. L'attacco sfruttava una debolezza molto comune dell'epoca, che vedeva un costume consolidato per cui le versioni di Xcode erano disponibili per praticità da fonti non autorizzate da Apple per il download, ad esempio i torrent. Dopo quella vicenda, Apple cambiò la modalità di distribuzione del suo software di sviluppo e venne incluso un meccanismo di autovalidazione del pacchetto durante la fase di decompressione, che utilizziamo ancora oggi con il formato XIP. Negli ultimi mesi, l'intero meccanismo di App Store è stato messo in discussione da aziende terze che vorrebbero avere più libertà nella distribuzione dei propri contenuti digitali. Una delle caratteristiche più importanti che ha reso grande il successo di iPhone è stato proprio il meccanismo super controllato di App Store. I miei figli usano quotidianamente per studio e divertimento dispositivi Apple e sapere che qualcuno vigila sui contenuti disponibili mi rende certamente più sereno. Mantenere un servizio come App Store ha un costo non indifferente, un particolare non di poco conto che noi tutti dovremmo sempre tenere a mente.